ragazzi, questo è Epni e bentornati nell'undicesimo episodio della serie Walkthrough di The Last of Us Parte 2. Nell'appuntamento precedente, che trovate qua sotto in descrizione, avevamo trovato il gruppetto di lupi e anche Nora. Ovviamente l'abbiamo uccisa, in ogni caso sarebbe morta trasformandosi in un infetto, quindi meglio così per lei, siamo stati anche troppo clementi. Mi raccomando, se volete continuare a sostenere la serie, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Eccoci qua, ragazzi. C'era il video dell'ospedale, ma non l'avevamo ancora visto. Dovevamo ancora vederlo. Pediatria. Oh, vai. Siamo sicuri che sarà qua? Io non ne sarei certo, eh. E perché deve andare da sola? Perché non va con Jessie e Dina? No, no, adesso dovrò comandarla io. Se finiamo sempre così. Però guardate il lato positivo, non mi fa estrarre la pistola. Che vuol dire che non può succederci niente di male, giusto? Quando non puoi estrarre l'arma. Avete lasciato tutto qui. Avete lasciato tutto qua? Sì. Ma scusa, fammi capire bene, perché io voglio capire. Questo è l'ospedale dove ci ha portati Joel la prima volta dalle luci. Andiamo. Giusto? Deve esserci qualcosa. Bene, un intero ospedale, sono particolarmente certo che troveremo sicuramente qualcosa che può fare al caso nostro. Bende, medikit, eventuali cure. Spero di non trovare dei clicker. Laggiù ci sono dei topi in compenso. Spero non ci siano dei runner che mi inseguono qua. L'ho già vissuta questa situazione. Ehi, c'è un foglio qui. C'è una letterina lasciata da qualcuno. Che dice? Questo cos'è? Ah, non lo devi dire te a me. Oh mio Dio! Siamo noi! Raga, questa è la nostra cartella clinica. Com'è possibile che sia ancora qua? Vedete, quello è il mio braccio. Leggi un po'. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Raga, corroborano. Non l'avevo mai sentito in 26 anni di vita. Abbiamo scoperto una nuova parola. E però non capisce, ovviamente lei non riesce a leggere la cartella clinica. Quindi non sappiamo se lei troverà la verità qui. Perché probabilmente nel caso in cui questo dovesse davvero accadere, intanto notiamo sul muro il segno delle luci. Questa dovrebbe essere tra l'altro la porta dove Joel è uscito e ha ucciso lei, no? Questo sangue mi è familiare, credo, non ne sono sicuro sinceramente. No, ok raga, ho detto una scemenza, pensavo fosse questa la porta. Attenzione! Era quella! Era quella, noi eravamo lassù. Ah no, ah no. Cioè noi eravamo qua sopra, è vero. Ma Joel è uscito da quest'altra porta. Com'è possibile tutto ciò? C'è uno zaino, un borsone. Magari troverà qualcosa qua dentro. Dubito però che abbiano lasciato delle informazioni così importanti. Ci sono dei vestiti. Forse sono della tizia delle luci. Non mi dire che hanno registrato qualcosa prima di andarsene, che ci mette nei guai. Probabile. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere. Il contrabbandiere Joel, raga. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Il miracolo qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile. Qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile. L'unico in grado era il medico che ha fatto fuori Joel. Eh? Non ho capito. Ah, quindi non eravamo nel presente, eravamo nel passato. Già, è vero, l'ultima volta che ci siamo lasciati c'era scritto anni prima. Mi è saltato in mente scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlare. Ovviamente voleva una risposta, lei. Non lasciare uno stupido biglietto. Eccoci. Spiegami. Che è successo qui? Non sa che dire. Chissà se adesso gli dice la verità. Se mi menti ancora una volta, me ne vado.
e non ci rivedremo. Mai più. Mai più. Ma se mi dici la verità... Ti prometto che rimarrò con te. Io tornerò a Jackson. Qualunque diglielo! Sia. Potevano fare una cura ma saresti morta! Non è facile, lo so, Joel. Mi metto nei tuoi panni, difficile da spiegare. Ma sti cavoli! Tu ci tenevi a lei. Più importante Ellie o l'umanità? Ovviamente Ellie. Dimmela e basta. Secondo me non glielo dice. Cioè. Non ce la fa a dirglielo, raga. Non ce la fa. Per creare un vaccino. Ti avrei però gliel'ha ucciso. Detto! Io gli ho e quindi li ho uccisi tutti! Non so come reagirei se fossi Ellie. Cioè, una parte di me sarebbe felice del fatto che c'è una persona che tiene così tanto a me. L'altra proprio penserebbe, cavolo, quindi sono la causa della fine del mondo. Ma lì non piangere che mi fai commuovere anche a me, eh. No. Cazzo, non mi toccare. Tornerò indietro. Senza di te. Ma abbiamo chiuso. Pure. Ma con che coraggio, dai. Praticamente Joel ha tenuto il segreto per 2 anni. In totale sono passati 4. Per 2 anni ha tenuto il segreto. 2 anni prima, infatti, della situazione attuale, quindi del presente, gli ha detto la verità. Forse è per questo che i loro rapporti, quando li abbiamo visti all'inizio della serie, erano un po' distaccati. Non so se vi siete resi conto. E adesso si torna a Seattle. Siamo di nuovo nel teatro fino a prova contraria. Posso sapere perché Ellie dorme nuda? Con Jesse nei paraggi, scusatemi. È ridotta veramente male, raga. Cioè, l'hanno accartocciata bene bene. Ed è così che riprendiamo in mano le redini del gioco. Quindi adesso siamo al presente. Dina. Scusate il fail iniziale. Jesse. Siamo soli? Cosa? Raga, non scherzate, che vuol dire? Più guerra per sì, tutti. Sì, che fortuna. Guarda, Joel, è il tuo preferito. C'è un problema. Perché non ci sono Dina e Jesse? Io non credo che Dina avrebbe mai fatto una roba del genere, ovvero andarsene via senza di noi. Quindi ci sarà sicuramente una risposta a questo quesito esistenziale. Uè! Dina? Jesse? Questi manichini non mi fanno stare per niente tranquillo. Ho già vissuto le situazioni con i manichini. E una carta collezionabile. Tra un po' le abbiamo trovate tutte, raga. Dove caspita sono andati? Si sono imboscati. Ecco, probabilmente una scena che potrebbe accadere è Jesse e Dina che fanno qualcosa, insomma, di intimo fra di loro. Lei li vede, ci rimane molto male, prende e se ne va via da sola, ributtandosi in mezzo al pericolo. Solo che dove diavolo devo andare? Cioè, non mi pare che ci sia un'altra strada in realtà da percorrere. E poi quanto dovrebbe essere complicato raggiungere il posto dove sono? Scusate, eravamo nello stesso teatro. Dove diavolo sono finito? Non ho mai visto questa zona. Qua non posso scavalcare. Beh, adesso troviamo sicuramente la strada, eh. Potrebbe essere qua sopra? Mi ci fai salire in qualche modo? No. Quindi non dobbiamo passare da sopra. Magari devo tornare indietro. Quindi da dove siamo arrivati? C'è un altro punto in cui potevamo passare. Non ce ne siamo resi conto. Il bagno? No, il bagno è chiuso col divano. Questa è una stanza con i vestiti di scena. Ragazzi, ci hanno abbandonati e ci hanno chiusi dentro. Ma che fregatura è, scusami. Perché non hanno messo tipo una mappa del posto per rendersi conto di dove deve passare una persona? L'ascensore non va. Qua c'è un altro ascensore, ma non va. Finte scenografie, quindi finestre dove non puoi andare. Bene. Grazie ragazzi di averci lasciato qui così, completamente a caso.
L'unica è questa stanza qua dove eravamo già entrati, ma non mi pareva ci fosse. Eccolo qui, un passaggio. Easy. Abbiamo capito dove siamo, no? Piuttosto semplice dove adesso. Sono quei due? E dove saranno? Magari sono andati a cercare un po' di rifornimenti in zona. Comunque nella città ci sono ancora tanti palazzi che non abbiamo esplorato. Potrebbe essere che hanno fatto questa scelta qui. Lasciarmi da sola non è proprio il massimo. Poi mi preoccupa questo. Ah no, c'è Jesse da solo e Dina che se la dorme, ok. Fate finta di non aver sentito tutto ciò che ho detto. Non aveva minimamente senso di esistere. Mi sono fatto delle paranoie strane che non esistono. Ma che caccolina che è Dina lì sul divano. Ah, quindi che succede? La lasciamo riposare e andiamo solamente noi due? Non è vero. Chiacchieriamo, fuori probabilmente sta piovendo. Dimmi tutto, bello. Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. Jesse ovviamente non sa, che è incinta. È incinta. È perspicace però il ragazzetto, insomma. Sì. Di chi? Di te! È tuo figlio o tua figlia? Non lo sappiamo questo. Forse non lo scopriremo mai. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in grado. Molto ragionevole in ogni caso. Ma non posso abbandonare Tommy. Anche questo è vero. Lui è qui per colpa mia. Più o meno. Diciamo di sì. Magari puoi riportarla tu. E mi lasciate da sola? Non si muoverà senza di te. E quindi qual è la soluzione? Mi divido? Già. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. L'acquario? Non era... Lui non ha ancora trovato... Era all'ospedale? Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo... Lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Vabbè, si chiude dentro al teatro e al sicuro fino a prova contraria. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ok, sarà una missione decisamente interessante. Fuori piove, per fortuna non è notte profonda, quindi sta diventando giorno. Ci saranno tanti problemi in questo episodio, tanti mostri da uccidere. Speriamo di trovare Abby e di farla fuori. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Siamo pronti? Sì, signor capitano. Andiamo. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. L'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Vicino al mare. Sì. Ok. Si resta mai asciutto? Probabilmente no. Senti, dammi una bella spinta che vado sopra. Ok, forza. Ma no! Vabbè, forse sì, ha più senso così. Lui ha più forza per tirare lei sopra. Eccomi che arrivo. Ok. Viami. Bene. Ovviamente lo scenario post-apocalittico non ci abbandona mai. Grazie. Dovremmo viverci per sempre in questa serie. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi se questo qui. Tranquilla. Ok, quindi adesso anche Dina sa che Jesse sa che lei è incinta. L'acquario è una base dei... Non lo so. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con... Ecco, meglio se non gli dici le cose. Ex Lucio ormai.
Che genere di problemi? Un po' difficile da spiegare. Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si Beh, diciamo che l'ha preso da Joel, però, quello di dire le bugie. Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, ce ne andiamo. Certo. Bugiarda! E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Ok, quindi probabilmente il piano sarà trovare Tommy, tornare sani e salvi a Jackson, dopodiché in qualche modo far fuori Abby, però senza Dina. Comunque, se è incinta da poco, in realtà mi sembra anche strano il fatto che stia già vomitando così tante volte. Io non so perché sono entrato qua dentro, però volevo dare un'occhiata in giro. Vedete, fa sempre comodo magari trovare qualcosa, una munizione in più. Tipo qua abbiamo solamente due colpi, raga. Cioè, io non so che cosa ci aspetta nella puntata di oggi, però sono particolarmente sicuro che queste munizioni in più ci salveranno le chiappotte. Per esempio, tre colpi del fucile a caccia, tanta roba. Non sai controllare, ci penso io, vieni. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Ma di chi parli, scusami? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Ha ragione. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Cioè, capite, raga, quindi la cosa assurda è che Joel veramente stava aiutando Abby dall'inseguimento di tutti quei runner e ci ha rimesso la pelle lui. Qui abbiamo tutto al massimo, ma vi dirò che non mi interessa, vogliamo sfruttare lo... Ah, no. Posso fare quest'altra. Ok, questa è una di quelle che si piazzano per terra. In teoria è un po' più scomoda, cioè i nemici devono venirti incontro. L'altra invece è una di quelle che puoi lanciare direttamente. Ehi. Ma quindi cioè io sono entrato qua dentro completamente a caso, ma in realtà era la strada giusta da percorrere. Perché come vedete stiamo attraversando attraverso l'edificio, non ne avevo la minima idea. Cioè io sono entrato perché ho visto un vetro da spaccare. Perché no? Spacchiamo un vetro e prendiamo un po' di munizioni. Grazie. Di qua. Ah, finalmente qualcuno che va avanti, che fa strada. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena... Starà meglio. Hanno iniziato a radunare tutte le unità. Eccoci. Il grande capo interrotto. Le facciamo l'aria. Aspettiamo le altre. Poi attacchiamo le ghiacce. L'ultima volta? Stavolta sarà diverso. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Io vorrei combattere il meno possibile per evitare di sprecare colpi. Quindi stiamo nell'ombra qua. Aspettiamo che si avvicinino. Dopodiché lo accoltelliamo. Non è una scelta, sai. Questa missione può cambiare la storia. Vieni, vieni, bello, vieni. Vieni, vieni qua sopra. Oh, non lo posso colpire, raga. Non lo posso colpire là sopra. Si è messo in una posizione perfetta. Vieni qui. Ma ora non mi fermi più. Schivato. Dammi quell'accetta che hai, che mi fa davvero molto comodo. Ma cosa tocca a me? Ma che dici? Cioè, vai a casa e ti accoltello. Un altro è là. Non mi colpire. Non mi colpire. Prendi il piede di porco, veloce. Oh. Oh. Poverino. Easy. Ho sprecato solo un colpo di fucile a po. Ah, c'è ancora qualcuno? Sono corsi dietro. Vieni, camion. Pam. Pam. È morto in un colpo quello. Tocca a te. Ciao. E l'ultimo sei tu. Dunque, qualcuno ha qualcos'altro da dire? No, perché non sto sentendo bene. Ora va meglio, dici? Senti. Questi lupi. Un controllino. Voglio vedere facile. Solamente se. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. Le hai mai viste? No. Meglio per te. Noi sì, le abbiamo incontrate una volta, raga, nell'episodio scorso. Ci hanno impiccato un tizio davanti agli occhi.
una cosa un po' traumatizzante. Diciamo che in un mondo post-apocalittico di cose traumatizzanti ne vede abbastanza. Dobbiamo andare di qua, ma tu sei proprio sicuro? Perché io vedo un blocco dato dal camion. Cosa sono questi manifesti? Quali manifesti questi qua? Sembrano fumetti. Ma che razza di Comics 2013. Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Beh, noi siamo appassionati. Quelli erano tempi d'oro. È vero, sono cambiati un po' i tempi. Anche noi andavamo sempre a Los Angeles, raga, alle 3. E quest'anno ovviamente non è possibile questa cosa. Qui ho visto già un percorso, quindi è perfetto per noi. Vai, sali in cima e proseguiamo. Vi ripeto, raga, ve l'ho già detto, ma quando incontriamo i nemici normali che vi sparano, è quasi più piacevole dei clicker. Almeno non urlano, non fanno quei versi anomali. Di che? Prima, riguardo Dina, hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo... Certo che ti parlerà. Prima o poi sarà dura da nascondere. Ma non te lo deve nascondere. Sai se vuole tenerlo. Ah, il bambino. No. Boh, in questa situazione, insomma, un po' complicato far crescere un bambino. Però, in quella città che si sono creati fra di loro, diciamo che bene o male si è ristabilita la normalità. Se non teniamo in considerazione il fatto che ci siano gruppi criminali di persone che cercano di farci fuori. Ma di questo facciamo finta di niente. E là là! Quella ruota laggiù in fondo. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla... Non avevo dubbi! Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Vogliamo usare queste corde come zipline? No? Oh. È l'ora di buttarsi! Ci tocca nuotare. Vabbè, per un pezzettino. Diciamo che il muschio e i licheni non mi fanno proprio impazzire, ma ci dobbiamo arrangiare. E qua mi dovrei dare una mano, ciccio bello. Vieni che ricarico la pistola nel frattempo. Vamonos, Jesse! Siamo Jesse e James, il okay. Team Rocket, pronti a uccidere i lupi e le iene. E ora saliamo su. Un attimo. Pensavo di aver bisogno di lui, invece no. Qua possiamo scivolare di nuovo. Vediamo, in teoria è fattibile, no? Scavalcare sto tronco. Dovresti semplicemente passare sopra. Ma ovviamente tu preferisci andare sott'acqua, immagino. Sto andando nella direzione giusta, raga? What? Oh oh. No no no. No no no. Ok. Siamo risbucati dall'altra parte? Io per un attimo ho pensato che saremmo morti soffocati. Vediamo se posso craftare un medikit. Probabilmente no. No. Però c'era l'acqua sotto. Là. Facciamo i bravi. Vediamo per bene. Allora, avevo visto la bottiglia d'acqua. Magari sarà difficile adesso ritornare in quel punto per recuperarla. No. L'abbiamo presa. Con l'acqua posso craftare il medikit. Col medikit posso tornare al massimo della mia vita. Che è fantasmagorico. Vai. Sali qua sopra. Ah, è già andato avanti, Jesse. Ci precede. Spariamo il medikit. Ci curiamo per bene. Almeno tre quarti di vita, raga. Metà non è il caso. Già si muore abbastanza in fretta e fin troppe volte, se devo essere sincero. Abbiamo fatto una marea di fail. Cerchiamo di non commetterne troppi. Dove vuoi andare qui? Ce la fai a passare da lì? Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? Io eviterei gli edifici. Preferisco nuotare. Preferisco nuotare. No, 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 no. Non c'ho voglia di entrare nei palazzi, raga. Ci sono gli stalker, gli shambler. Oh my god. No, 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 no. Sarei venuto anch'io. Se mi avessi avvertito. Diciamo che non era previsto. In realtà... io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo, Joel. E non sopporto sia finita così. Però purtroppo... sarei venuto. Vabbè, adesso sei qua, no? Dovremmo concentrarsi solo e esclusivamente su questo. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Una sbandata. Anche detta davvero? Cotta. Più o meno. Non fa intendere. Sei... bellissimo. Bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico. Che vuol dire? Certo, ovvio, no? Ma dobbiamo prendere le scale mobili? No, perché più che altro siamo appena scesi. Però adesso abbiamo accesso al piano da quest'altro lato. Oh, oh, oh. Ecco. Siamo ricaduti di nuovo? No, posso risalire.
In queste zone qui, che è molto buio, oltre ad aver paura di eventuali problemi, non so dove diavolo dobbiamo andare. Quindi dobbiamo esplorare per lustrare ogni angolo. Cos'è successo? E avranno tirato. Questa gente continua a farsi la bomba. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. È iniziata con qualcuno che ha visto che poteva prendere il controllo. Poverine queste ragazze. Wow. È un inferno. Ragazzi, ragazzi. Il sangue è fresco. Pure. Ritorniamo in strada. Già. Sono pienamente d'accordo, guarda Jesse, non avresti potuto dire la cosa migliore. Ah, ok. Zitto zitto, ho fatto la strada corretta senza rendermene conto. Una barretta, delle munizioni. Meraviglioso, ma è bello così. Quando tutto funziona è fantastico. La ruota, se non sbaglio, è la mia sinistra. Oh! Peccato! Cercate altri sopravvissuti. Hanno appena ucciso un tizio. Ma che senso ha? Ma piuttosto convincetelo, fategli il lavaggio del cervello. Bravo, fatelo bello. Entrare dalla vostra parte. Quando arriva la squadra, guarda. Tempo da cane. Non è facile giocare la barca con questa tempesta. E ragazzi, allora purtroppo qua io credo sia quasi necessario combattere, quasi obbligatorio. Pom, casa, questo lo accoltelliamo. Ciao. Adesso andiamo avanti e continuiamo a uccidere tutti, prendi le munizioni. Occhio, che uno è qua dietro, ho sentito la voce a destra. Eccolo là sopra. Se ti affacci sei morto. L'altro. Corri, 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 corri. Facciamo il giro, gli facciamo il giro. C'è l'altro cane? No, 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 cane no, cane no. Te poverino, manco ti sei reso conto. Ehi là, Jesse. Grazie, sei stato gentilissimo ad aiutare. Mi fuggite? Mi mordi e scappi? Eh no. Troppo bella così. Vogliamo cambiare il machete? Questo qui ha 3 utilizzi, questo ne ha 6. Forse dovrei potenziarlo, però posso farlo. Tanto poi queste cose le ritroviamo. Allora, ricarica il revolver. E se c'è ancora la musica, significa che c'è ancora qualcuno nei paraggi. Eccolo qua. Mi è mancato. Per una volta mi mancano loro, è bellissimo. Mi affaccio e ti uccido. No, è entrata dentro. Vabbè, allora gli salto addosso, raga, Gli salto addosso. Vai. Buono. Dammi colpi del pompa, per piacere, che mi fanno comodo. Sto un po' messo male qua. Fortunatamente non mi hanno tolto quasi niente di vita. Posso anche prendere l'high ground. Da un momento all'altro siamo su Fortnite. Attenzione, dal piano di sopra sarà più facile. Forse potremmo anche trovare già qualcuno qua pronto ad aspettarci. Buono, 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 buono. Sono tanti colpi. 3 fucili a pompa. Grande. Ma c'è una letterina da leggere. Però non so se è il caso, siamo nel bel mezzo di un combattimento. Ah, bene. Se l'hai messo direttamente lo zainetto. E vogliamo capire da dove diavolo arrivano le altre voci, per piacere. Hola. Salve. Non c'è più la musica strana e Jesse non lo vedo sul piano di combattimento. Quindi, boh, è tutto tranquillo. In quell'edificio? Qua? Ma siamo noi qua. Siamo noi. Se ci fosse stato qualcuno avremmo visto. Ah, ma qua sotto. Buono, buono, buono. Boom! Mancato. Eri l'ultima? No, 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 no. Ho le munizioni al massimo della pistola. Incredibile. Non avrei mai pensato questa cosa. C'è un altro tizio, non riesco a capire dove, sinceramente. Lui mi ha fatto venire qua. Però noi ci eravamo già entrati, siamo andati anche sopra. Dove caspita è? Andiamo, 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 andiamo. Ignora tutti. Fai finta di niente. Entriamo in questo edificio a sinistra. Male male saranno loro a rincorrere noi, no? Perché dobbiamo rincorrere noi loro? Cioè, ne faccio volentieri a meno, sinceramente. Se posso evitare il combattimento, lo evitiamo. Qua ci sono dei manichini, quindi probabilmente era un centro commerciale. E si torna in acqua. Oh yes. Sotto? Sì. Buono così. Avete visto però, piano piano sto riprendendo un attimo confidenza con il sistema di puntamento dei combattimenti. È vero, manco ancora qualche colpo, però la maggior parte vanno a segno. Infatti mi sto ritrovando adesso con il massimo di munizioni della pistola, che è una roba che è quasi un sogno, raga. Però c'è qualcosa che non mi torna. Un intero episodio senza mostri? Ma dai, è troppo bello per essere vero. Non può essere vero, molto semplicemente. Di qua non si può andare. Siamo da Primark essenzialmente.
Secondo voi devo scendere? Sì. Sì, dobbiamo assolutamente scendere. La torcia non ti serve, risparmia le batterie. Ma i trollano. Siamo arrivati da qui. Devo girare all'interno del palazzo. Qua è chiuso, non si può andare. Ma c'è dell'acqua. Benissimo. Sta andando bene per adesso, non abbiamo commesso troppi errori. Vediamo se ho abbastanza ingranaggi per potenziare un'arma. 67. Forse posso aumentare la capacità del caricatore della pistola. Vediamo. Fatto. Perfetto. Ecco, per esempio, adesso quelle munizioni in più mi avrebbero fatto veramente molto comodo. Ma andrà bene lo stesso, nel caso in cui dovessimo trovarne ancora. Adesso possiamo averne di più da parte. Quindi posso anche ricaricare l'arma. Guarda là. Il caricatore da 10 colpi. Ah, passeggiato adesso. Vediamo. Di là si può andare secondo voi nel palazzo? Non ne ho la minima idea. Però secondo me questo palazzo non è la risposta ai nostri problemi. Cioè, come avete visto, siamo passati da sotto. Ci ha fatto scendere. Qua sopra non vedo collegamenti. È tutto quanto chiuso. Ah, ok, visto. Era piuttosto semplice in realtà, mi ha sfuggito, ma almeno abbiamo trovato sia l'acqua sia. Si avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. E se c'è arrivata ci arriviamo anche noi. Forse. Cioè. Impossibile che significa, scusami. Benissimo, barretta energetica è sempre benvenuta. Si va avanti. Non può essere irraggiungibile se c'è arrivata lei, noi siamo più intelligenti di lei. Guarda, è a due passi, è tutta acqua. Prendi un motoscafo e arrivi. In un attimo. Oddio. Come cazzo lo attraversiamo? Guarda laggiù, furgoni dei lupi. È parecchio lontano. Che si fa quindi? Oppure c'è quella. Oddio, c'è un motoscafo davvero. Molto meglio. Forza. Ok, quindi avranno ricevuto una segnalazione che il gruppo che era in esplorazione qua da noi non è tornato, né tantomeno da più segnale alla base, al quartier generale. Proviamo di conseguenza possiamo farli fuori. Facciamo fuori tutti. Esatto. Certo che rubiamo. È quello a cui stavo pensando, esattamente. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Sì, questo lo spero vivamente anche io. Scusate, ma faccio un giro qua. Guardate quanta roba buona. Questo è un medikit intero, ragazzi, buono, non ne avevamo più, considerate. Quindi siamo fortunati di aver trovato qualcosa di utile. Qua c'è della polvere da sparo, delle forbici. Mi azzarderei quasi a fare il terzo di questo per recuperare la polvere da sparo in più. Molto bene. Levalo però l'arma dalla mano, che non ti serve. Possiamo proseguire. Immagino tu possa fare anche rumore qua dentro. C'è un cancello, è tutto chiuso. Strada obbligatoria. Si va in bagno. È uno schifo qui, guarda. È uno schifo. Puoi dirlo forte. Non mi dire. Si deve scendere e andare sotto. Ok. Pericolo clicker. Finché non ci sono le spore, stiamo alla grande. Vai, gli ingranaggi fanno comodo. Qua c'è una porta. Che però è bloccata completamente. Come ci si passa? Potresti fare anche slalom. Cioè, non è che sei una bodybuilder che devi scuottare questo peso necessariamente. Come vuoi. Nel senso, Ellie, il mio era un consiglio. Poi fai come preferisci. Danielo, forza. Non lasciarlo cadere. Ma io dico, siamo al chiuso. Se facciamo rumore, risvegliamo quello che potrebbe essere qua dentro. Perché correre questo rischio? Non ne vale veramente la pena. Di qua. Andiamo. Di qua dove? Oh! Mi devi aspettare! Raga, l'ho perso. Ok, meno male, l'ho visto. Ho sempre paura di andare sott'acqua al buio. È vero che abbiamo la torcia, ricordiamoci sempre di scuoterla. Vai, riprendersi. Oi, oi, oi. Serve una mano? Tutto ok. Dottore, fai capricci. No. C'è chi muore dove? Chi dorme stato al porto. Deve essere un intruso. Unità vicina al rapporto. Merda. Voi quattro, passate via terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanza. Ok, c'è una corda, raga. Non so come sia possibile. Chi ha messo questa corda qua? Non ne ho la minima idea.
Ma voglio assolutamente salire e uscire dall'acqua il prima possibile. C'è ancora la telecamera, ma dubito fortemente che funzioni ancora. Eccomi, Jesse. Sta salendo? Perfetto. Quindi c'è un cecchino delle iene, una squadra dei lupi con il motoscafo che deve far fuori il cecchino. Non sanno minimamente della nostra presenza. Io pensavo fossero stati mandati per colpa nostra, e invece no. Va benissimo così. È qui la barca, è qui. È a portata di mano. Un colpo di cecchino ed è fatta. Ah, non parte più. Non parte più il motoschifo. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti? Non funziona più. Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? È Tommy il cecchino! Se fosse lui, non riusciremo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Confermo. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Però Tommy... Se te ne vai, non ti salvo più. Tommy potrebbe non sapere dove è Abby, in realtà. Ti auguro di farcela. What? Non ha senso? Avete mai visto i film horror? Dividersi è il primo errore che si può commettere. Non ha minimamente senso. L'unica cosa che poteva dire Jesse è che i tizi avevano detto che la barca non ripartiva. Eccoci. E ora? Mi sa che dobbiamo andare sneaky sneaky fino alla barca. Fermati sull'altro lato. D'accordo. No, sta fuggendo. Oh oh. Ricevuto Gamma. Informiamo il comando. Restate in attesa di istruzioni. Allora, ho un problema bello grave. Non so se vi siete resi conto. Cioè, quali erano le probabilità che la barca ripartisse adesso che la stavo inseguendo? Veramente poche. Vediamo un po', da dove diavolo è passata? Oh, scusa, è passata di qua. Vai! Ah, non posso andare. Vedete i discorsi che stanno facendo? Dicono che secondo loro c'è qualcosa che non va. Quindi molto, molto, molto probabilmente... Non posso seguirlo tramite l'acqua. Ma perché Jesse se n'è andato via? Cioè io non capisco. Mannaggia. Buono. Qua ce ne sono solamente due. Se riuscissi a prenderne uno da dietro senza ingaggiare il combattimento a fuoco sarebbe perfetto. Lo aspettiamo qua. Tanto in teoria va a dritto. Non dovrebbe girarsi. Per l'appunto raga, si è girato qui. Vieni ciccio, vieni. Every little thing is gonna be alright. Piglialo. Buono. Buono, buono. Questo è andato. Tranquillo, sto arrivando anche da te laggiù in fondo. Non ti preoccupare. Gli sparo? Sì. Ragazzina! Ragazzina! Prendetela! Non mi avrete mai. Cani! Siete dei cani! Oh, altra acqua! E adesso dove vado? Vieni, vieni. Scendi pure qua, ciccio. Vabbè, ti sparo, Sicurezza. Laggiù! Questo è morto. Fermati. Bravissimo. Easy. Sbaglio, ho detto easy. Oh! Sei in una bella posizione di vantaggio, nei miei confronti. Però guarda un po', non è servito a niente. Sei morto. Perché esistono quelli come me, esistono quelli come te. E quelli come te non arrivano mai alla fine della storia. Senti, l'altro tizio aveva delle munizie? Perché mi farebbero davvero molto co... Ehi là, ciccio bello! Sei impazzito! Cazzo! Anche il anche il cecchino, insomma, il caccia ce l'ho al massimo delle munizioni. Allora, ricarica il revolver. Ricarichiamo la pistola. C'era anche un colpo di pompa. Aspetto che vengano loro da me! Tanto si avvicinano adesso, giusto? Li aspetto così. Il primo che si affaccia ovviamente è morto. Eccolo. Bravo, bravissimo. Senti, alza un attimo la testa. Che ti faccio... Fuori! Non ho ben capito. Mi pare che mi ha preso. Ehi là? Dove sei? Sei qua dietro? Dov'è? Oh! Ah, laggiù! Guardo! Via, 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 via. Giù, 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 giù. Piano, piano. Ricarica tutto. Vediamo la loro posizione... È sparito.
completamente sparito. Vabbè, rialziamoci e corriamo. Oh, è qui! Qui, mannaggia! Ah, no, no, no! Altri due fatti fuori. Raga, comunque questo gruppo di sopravvissuti era bello grosso. Cioè, da quando siamo arrivati a Seattle abbiamo veramente fatto fuori un sacco di gente. Passiamo da sotto probabilmente. Altre munizioni. Via, 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 via. Acqua. Sali sopra che è meglio, si va più veloci. Dobbiamo provare a correre così magari risparmiamo di ingaggiare alcune persone. Queste sono già al massimo. Pensavo di poterne avere di più. Perlustiamo al centro. Dovrebbero avermi perso d'occhio. Quindi... Ah, ma... Ma io sono tornato qua, raga. Ma ho fatto il giro. No, 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 no. Non è una cosa positiva. Che vuol dire che non abbiamo trovato la via d'uscita. Stiamo girando in loop? Nello stesso posto? Non va bene. Se posso esprimere la mia opinione, dobbiamo trovare il modo di andarcene da qua. Di ritrovare dove caspita è andato Jesse. Perché? Perché se ne va? Cioè, se io ci penso, dico solo che non ha senso. Qua c'è una porta, però l'ho trovata. Vai, 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 vai. Vola. Possiamo uscire? No. Ma dai, ci sali là sopra, non dire di no. Ok. Medikit, medikit. Meraviglioso. Dobbiamo continuare ad andare avanti, raga. Probabilmente non sarei dovuto scendere. Anche perché eravamo arrivati al piano di sopra e c'erano altre persone che ci sparavano da sopra. Riprendiamo il caccia. Ok. E adesso, ok, devo fare il giro da qua, che è probabilmente lo stesso giro che hanno fatto loro. Perché non posso salire. Vediamo se ci sono collegati. Oh, la barca! La barca, raga! Take the boat. No, 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 scherzavo. Non prendere la barca. Calmo. Calmo. Guarda chi c'è qua, guarda chi c'è qua. Prendilo, 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 prendilo. Ah, casina. Vedo che succede. Morto. Sparalo. Vieni, vieni, bello. Al volo. C'è un martellozzo, che fai, lo raccogli? Oh, dov'è? Ma dov'è? Raga, non so dove... Ah! Ciao, amici! Fatemi uscire dall'acqua, per piacere. Beh, belli questi combattimenti che non hanno senso. I nemici che aspettano che tu li faccia fuori. Ti accoltello! Pensavi di salvarti, ma non accadrà. No, ti prego. Ti prego. Allora, io ho imparato che è meglio non fidarsi, ok? Sì, sì, brava, mamma. Mi dispiace così tanto che non hai un'idea. Adesso possiamo prendere la barca. Ok. Barca. Recupera il machete anche se ha solamente un utilizzo. Però ce la siamo cavata discretamente, eh? Cioè, alla fin fine. Per ora, per oggi, non siamo mai morti. Questa la puoi ricaricare. E si vola via. Sicuramente adesso non sarai in grado di far ripartire il motore, vero? Guarda, mi sembra di vederlo. Olè. Olà. Oh sì. E si vola. Dove però? Dove? Non ho idea. Siamo arrivati da qua? No, non si può andare qua. Dove vado? Holy shit. Devo proseguire qua dentro? Ma c'è il turbo? Oh! Oh! Raga, ma Gardaland cosa? Ma stiamo scherzando? Ah, vento che blu tornado. Yuhu! Adesso mi sento molto su Fortnite, raga, eh. Non c'è il turbo però. Raga, non sento assolutamente niente. Nessuno. Possiamo scendere? Dov'è la barca? Usa la modalità ascolto, tieni premuto R1 per localizzare la barca. Allora, se noi siamo arrivati qua e ci ha fatto scendere, è perché probabilmente c'è una via di fuga. No, forse no, però pillole, comodissimo. Un po' di cura, comodissimo. Quindi non è la strategista, mi stai dicendo. Ok. Ritorniamo in acqua allora. Vediamo. Siamo arrivati alla cascata. Ci dobbiamo muovere dall'altro lato. Perfetto. La ruota panoramica. Certo che potresti anche segnarmela da qualche parte. Giusto per darmi un'idea di dove devo muovermi. No. Va bene, fai un po' come ti pare. Qua siamo in un vicolo cieco però. Non vedo soluzione. Sì, forse sì. Proviamo. Allora, potrebbe essere una buona idea quella di salire sopra la macchina e salire sopra... No? Salire sopra... What?
ha deltaplanato palesemente. Ok, allora non è la strada giusta di qua, dobbiamo andare da un'altra parte. Perché non mi fai vedere semplicemente il percorso? Che è tutto più semplice per tutti quanti. Vediamo. Qua non posso salire. Qua è chiuso da una recinzione. Forse quello che posso fare è entrare dentro la recinzione. Posso passare? La torcia la posso accendere, per favore? Non si vede niente. Ah, ma vi immaginate, raga, il clicker a inseguirmi su un'altra barca? Ok, niente scherzi. Niente scherzi, sono pienamente d'accordo. Vai di qua. Ah, che roba. Cioè, si sono creati dei percorsi d'acqua assurdi. Se strizzo gli occhi, raga, ogni tanto è perché c'è la luce che mi punta negli occhi. E adesso devi aprire questo. Dobbiamo scendere alla barca e ovviamente attivare il generatore. Ma noi siamo abituati ad attivare i generatori, no? Vediamo il piano di sopra se c'è qualcosa. Tutto procede secondo i piani, tutto è meravigliosamente bello. Ehi tu, che fai qua? Chi è questo tizio? La lettera. Beth, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essermene andato trionfalmente, non per mano di qualche lena del cazzo. Su tutto spero che ricordi dove ho nascosto le scorte. Il codice è 701264. Non è molto, ma è quello che mi resta. E voglio darlo a te. Non mollare, Randall. 701264. Quindi ci dovrebbe essere una cassaforte nei paraggi. Ci siamo? Eccoti. Finalmente, raga, vedo la ruota da più vicino. Sì, la nota sul diario sarà semplicemente il disegno. Oh, che c'è scritto? Abby, ti avevo implorato di smetterla, te la sei cercata. Ha ragione. Gli aveva data la sua occasione. Cos'era quel rumore? Ho sentito un rumore che non avrei dovuto sentire. Questo che cos'è? Un carrello, raga. Allora, questo carrello sicuramente serve a qualcosa. Per adesso ci libera un passaggio per andare qua dietro. E già che abbiamo trovato il percorso, è fantastico. Qui dove andiamo? Boh, io avrei una paura che il palazzo possa cadermi addosso a un momento o all'altro, che non avete un'idea. Qui siamo esattamente sopra. Ah! Beh. Grazie. Super gentili. C'è anche il generatore? No? Generatore no? Mannaggia. Ok, potrebbe essere un problema. Come diavolo apro quel cancellino? Maledizione. Va bene. Una situazione un po' critica, Ellie. Non so se ti sei resa conto, ma non sappiamo come procedere in questo momento. Io sono felice che tu abbia voglia di lootare cose, cercare. Bravo, bravissimo. Però dobbiamo andarcene. Dobbiamo andare via di qua. Comprendi? Quella? La figurina? La prendiamo? Chef Lopad. Un medikit intero. Non so come fare, ragazzi. Cioè, pensavo che il generatore fosse là dentro. C'è il cavo qui, ma... Ah, ma sono scemo io! Sono scemo io, raga. Cioè, questo lo puoi tirare su. Quindi cosa mi conviene fare, scusate? Ah! Rimane su da solo? Ok, scusate, ma per un attimo ho flashato che avremmo dovuto connettere qualche cavo a qualche generatore per far ripartire l'elettricità. Invece era così semplice. Una passeggiata. Di qua è chiuso. Ci siamo. Ti piacerebbe. Comunque il rumore dell'acqua è frastuonante, che non esiste come parola, ma va bene lo stesso. No. Dai. Ti prego. Forza. Non adesso. No. Meno male, raga. Raga, se si ferma questa barca siamo rovinati. Dobbiamo andare a piedi. Posso tagliare di qua? Probabilmente dovremo entrare lì, raga, lo sapete. Ops. Autoscontro is real. Attenzione. Tutto libero il percorso? Vai qua dove c'era il ponte. No, è bloccato là. Dobbiamo passare da dentro al cinema, credo. Mamma mia. Cioè, situazioni inquietanti e dove trovarle? Tutorial. Quello che cos'è? Scendi un attimo che ho visto qualcosa. Colpo del pompa, un tizio messo malino.
è un altro foglio che farà chiarezza. Quello è un blotter. Questo messaggio è per i lupi. Avvertite Isaac e gli altri, le voci che circolano sono vere. È comparso un nuovo tipo di infetto. Sembra una specie di variante del blotter. Brutto da far Ah, ok, è lo Shambler allora. Forse è una mutazione causata dalle piogge torrenziali della zona, non saprei. Era lento, per cui l'ho liquidato in fretta, ma quando ho provato ad avvicinarmi per guardarlo meglio, le sue pustole sono esplose. L'intero lato destro del mio corpo è ustionato, penso fosse acido. Se ne vedete uno che si trascina verso di voi, state attenti. State indietro. Il nostro amico qua ha fatto una finuccia, purtroppo. Abbiamo delle pillole per noi. Senti, ma qua sotto c'è qualcosa, secondo voi? No, perché quando ti mettono un pertugio del genere, di solito è per portarti ad andare avanti, invece no. Va bene, però mi dovete spiegare dov'è la strada. Retro, grazie. Retro marché. Allora, qua abbiamo visto che è bloccato. Forse dobbiamo fare un passo in qua. Dentro al motel. Che è aperto. Abbiamo aperto noi, esattamente ora. Noi siamo arrivati da qua, ricordiamoci, E abbiamo deciso di andare di qua. Però molto probabilmente la strada giusta invece è di qua. E dobbiamo andare a piedi. Guarda. Guarda che mi fa entrare. C'è un tavolo per potenziare, ma ho finito gli ingranaggi. Qua posso andare giù? Si può andare giù? Sembra... Oddio, quanta roba. Quanta roba, raga. Jackpot. Vero jackpot. Ok, siamo finiti quindi in una stanza di provviste. E tutto molto bello, però torna in superficie, grazie Ellie, che non mi fido. Va bene, pensavo ci fosse un passaggio, invece era semplicemente un po' di loot. Dove caspita devo passare? Me lo dovete dire, altrimenti giro a vuoto per ore e ore e ore e ore. E non mi va. Ah, sono stupido io, raga. C'era la stradina da seguire. Perché non me ne sono accorto? Oh là là! C'è una barca? Cazzo! C'è una barca? Oi 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 oi! Indovinate un po' a chi stanno sparando! Ci siamo solamente noi qua! Posso sparare anche in viaggio? No! Non posso sparare mentre viaggio sulla barchetta? È un disastro questo! Cioè, che vuol dire che dobbiamo fermarci e combattere? A meno che non ci sia modo di raggiungere il posto. C'è un'altra barca! Ah, ora se ne sono accorti? Cosa stavano guardando, scusatemi? Hanno le orecchie tappate? Beh, io credo che l'unico modo sinceramente sia affrontarli. Quindi scendi un attimo da qua. Scendi la barca, Ellie. Che ce l'ha fatta, raga. Casa. Poi fa molto male da vicino. È vero. Non ci serve più. Cioè, non ci sei mai servito in realtà. Usiamo il medikit, ragazzi. Dovrebbe essere una buona idea. Che caspita, ma mi pare che compari dal niente così e mi fai paura in questo modo, rischiando quasi di uccidermi. Ma dannazione. Bella lì. Colpi del pompa ce li scordiamo. Raga, sono silenziosi e letali. Molto letali. No, no, ti accoltello. Voglio fare il colpo. È stato semplice, è stata una passeggiata. Adesso posso tornare sulla barca? Oh, che bello, raga, da un sacco che non vedevo una freccia. Così possiamo riutilizzare anche l'arco. Una molotov. Quando ti danno le molotov non è mai bello, perché può significare solo una cosa. Il gioco ti fornisce gli oggetti per superare i problemi, e i problemi relativi alle molotov sono i bloater o gli shambler. Qui dobbiamo andare giù. Quanto ci mettiamo ad arrivare alla ruota? Guarda, qui era proprio una postazione di controllo. I fulmini diciamo che non sono proprio strettamente necessari, faccio volentieri a meno. Però non posso lamentarmi, perché oggi non abbiamo incontrato neanche un clicker, neanche un runner. Gnada, gnada, gnada. Devo scendere, andiamo a nuoto allora. Vai. Sono pronto. Non ho paura di nessuno. Non temo i mostri, non temo le fazioni rivali, non temo Abby. Temo solo per la vita e l'incolumità di Tommy e di Jesse adesso.
Secondo voi questa strada dovevo continuare a farla in barca? Ma sapete che molto probabilmente sì? Cioè, così a prima impressione, perché c'è la rampa. E prima la rampa non la potevamo superare normalmente, ma si apriva la barca. Ok, recuperiamo la barca allora. Qual è il problema? Sì, va bene, c'è il diluvio universale qua intorno a noi. È piuttosto fattibile ancora. Questo è il percorso che dobbiamo fare. Guardate, in realtà ci eravamo andati molto vicini. Forse avrei potuto anche disingaggiare, ma ormai non si può più tornare indietro, ovviamente. Cioè, bastava tirare dritto con la barca senza fermarsi. Sì, avrebbero continuato a spararmi, forse mi avrebbero inseguito con la loro barca. Ma me la sarei data a gambe, sti grandi. Posso attivare la torcia in queste grotte? No, eh? Cioè, proprio volete farmi strizzare gli occhi perché non vedo un tubo? Che gentili. Gentilissimi. Bene? Ma ci siamo finalmente? Cos'è? Negozio di videogiochi. Certo. Sarebbe troppo bello. Cos'è che c'è là? Cancello da aprire? Come faccio? Come diavolo faccio ora? Io non vorrei essermela gufata pesantemente. Cosa molto probabile. Ho menzionato la parola clicker. Adesso ci fanno stare sulla terraferma. E adesso incontreremo proprio loro. O magari no, magari il percorso per arrivare alla ruota panoramica e di conseguenza all'acquario è più liscio del previsto. Vai, sale il piano di sopra. Purtroppo quel cancello non so neanche se potremo aprirlo. Quindi adesso o continuiamo tramite i palazzi, oppure Ellie si perde qui a giocare con i videogiochi, che però non funzionano, quindi non c'è il rischio essenzialmente. Eccoci qua, piano di sopra. Wow. Questo stava giocando, poverino, gli hanno sparato alle spalle. C'è un mattone. Cosa me ne faccio di un mattone? Come può essere chiusa? Ma dai! Ci deve essere un altro modo per raggiungerla. Da qua? C'è un carrello. Che devo fare? La sfondiamo? Non so se si può prendere la rincorsa col carrello in mano. Proviamo. Magari fa tutto da solo. Ah, no, che... che sfondare, raga, semplicemente ci muoviamo. Oh, merda! No! No! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! Pensavo di incontrarmi a cassiare! No! No, questo tira le spore! Questo raga è un bloater! Sono qua! Scemo di guerra! Oh! Buono! Ah! Si è schiantato sul muro! No. E c'hai la sorella! Pompa! Ah! Oh! Questo! No, raga! Ma che caspita, Steady? Ah. Sei morto. Ok. Calmi. No, no. Non andiamo d'accordo. Porca di quella troia. Ok. Andiamo, va. Si passa qua sotto, spero. Voglio andarmene via subito da questo palazzo. Water Runner. Ero felicissimo di non aver incontrato manco mezzo fino ad ora. Ero contentissimo, la persona più felice dell'universo. E non ne voglio incontrare altre. Avete visto quanto è tosto un bloater? Che vi ho detto? Se vi danno la Molotov c'è un motivo ben preciso. Niente succede per caso in questo gioco. Assolutamente. C'è sempre una soluzione e una spiegazione. Possiamo salire da qua? Raga, avete visto dove siamo? Cioè, questa è la stanza del computer da gaming. Cos'è lo studio dei mates? Post apocalittico? Non posso salire però. Pensavo, ma non si può fare. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Cos'è questo? C'è un fogliettino. Jules. Non è la prima volta che leggiamo di questa Jules, eh? Boh. Magari sarà importante più avanti. O forse no. Forse potrebbe non essere importante. Come andiamo avanti però in tutto questo? Visto che noi siamo bloccati. Non so se vi siete resi conto. Mi avete portato qua, in questo posto del male. Mi avete fatto prendere un infarto. Ora che siete felici, cosa devo fare? Munizione presa.
Revolver, porta chiusa. Devo tornare indietro, da dove siamo arrivati probabilmente. Nella stanza dove abbiamo combattuto il Vlother? Ma no, non avrebbe senso. Siamo arrivati da qua per andare avanti, giusto, andare avanti. Teniamo in considerazione questa cosa, visto che non è da sottovalutare. E là, questo bloccava il cancello. Quindi adesso basterà scendere, aprire la grata. Ok, tirala su ed è fatta. È bella forte qua l'acqua, eh. Questo dura poco, secondo me. Dura poco, ti devi sbrigare. Monta sulla barchettina e vai via di qua. Arriviamo all'acquario. Na 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 na. Piano piano andiamo all'acquario. Ce ne andiamo via di qua. Il Vlother non ci sta. Olè. Di nuovo in mare aperto. Ci sono quasi. Ma noi stiamo andando nell'occhio del ciclone, raga. Cioè qua è una tempesta. Di qua, destra. Passa sotto. Ne hanno tirate di bombe qui, in ogni caso. Guarda che roba. Palazzi completamente maciullati. È un disastro. Ma questo non può essere il mare. Raga, questo è l'oceano. Garantito. Ed era effettivamente un posto bene o male irraggiungibile. Cioè siamo pienamente d'accordo che se io dovessi nascondermi andrei esattamente là. Sempre se non ci cappottiamo prima nell'acqua, perché non la escluderei con questi cavalloni enormi. No, di nuovo. Quanto ci scommettiamo che adesso non parte, raga? No, 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 no. Com'è che sempre qualcosa deve andare storto? E pesantemente pure. Ti prego, Ellie, vai in superficie. Nota. Sì, sì, ma certo che ce la fai. Sei Ellie. Oh, cavolo. No, no, riprendi ossigeno. Finché la barra dell'ossigeno è al massimo, stiamo piuttosto tranquilli. Al massimo arriva un altro cavallone. Sì, sì, finché non sbattiamo la testa da qualche parte. Stiamo una crema. Vai, 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 aggrappati adesso. Ci siamo. Missione compiuta, raga. Ce l'abbiamo fatta. Forza e coraggio, hai detto bene. Raga, ce l'abbiamo messa veramente tutta, quest'oggi. Non abbiamo commesso neanche un errore grave da dire siamo morti. Molto buono. Abbiamo raggiunto la barchetta. Vuoi che nella barca non ci sia un foglio per noi? No. C'è un'acqua. No, scherzo, è l'alcol. Non è l'alcol, è l'acqua, credo. Quindi? Ok. Abby, dove sei? Cioè, adesso dobbiamo pure cercarla? Io pensavo di arrivare qui e fare un incontro molto formale, una specie di riunione. Vada là. Authorized personnel only. Sì, sì, faccio parte del personale, non vi preoccupate. Tutto, tutto secondo i piani. Vai, sali però, devi salire. Ok, non dobbiamo neanche spaccare il vetro che c'è già un ingresso. Olè. Ragazzi, sapete che secondo me adesso siamo veramente nei guai. Cioè qua vuoi che non ci siano dei clicker? Sicuro che ci sono dei clicker. Questo qua non vale la pena spaccare, non ha molto senso. Io mi sto cagando sotto, raga. Mi sto cagando sotto. Non voglio andare avanti. Vediamo dove dobbiamo andare, raga. Siamo arrivati da qua sopra, ho visto gli squali. Ah, dobbiamo andare subito a destra? Però non ha senso spaccare questo, giusto? Infatti non si può fare. Forse non sarei dovuto scendere? Non lo so. Qua c'è solamente dello scotch. Bene. È arrivato quel momento del video in cui Stepney decide di bloccarsi perché non sa come andare avanti. Sì, ho visto la porta all'ingresso, ma non ha molto senso. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ragazzi, mi sa tanto che è meglio se continuiamo nel prossimo episodio. Cari
amici, questo undicesimo episodio termina qua. Abbiamo attraversato completamente Seattle in compagnia di Jesse, fino a che non ha deciso di dividersi, perché secondo lui era meglio andare verso Tommy, mentre secondo Ellie era meglio andare verso Abby, ovvero l'acquario. Lo abbiamo raggiunto, è stata lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Non siamo mai morti, quindi un episodio più unico che raro. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Domani nuovo appuntamento della serie della Last of Us, non mancate. Io vi saluto, qua sempre tutto. Solo un bloater, ci sta, oggi ce la siamo cavata alla grande.